passare qualche secondo in maniera che la gente si colleghi, per cui... Come tu? Stanno aspettando. Paradida? No, vabbè, tanto adesso aspettiamo qualche secondo. Facciamo finta di parlare. Siamo quasi puntuali. No, comunque intanto fai una panoramica... Ecco, bravo. Allora, buongiorno, siamo in Sicilia, siamo in provincia di Catania, una zona appena sopra Catania. Fa abbastanza freddo, siamo vicini all'Etna, per cui sta nevicando a qualche chilometro di distanza e qui saremo, che ne so, a 2-3 gradi di temperatura, per cui fa freddo anche in Sicilia, non è che fa sempre caldo. E anzi, la Sicilia è caratterizzata dal fatto che ha degli spostamenti di temperatura molto rapidi, più rapidi rispetto per esempio al nord Italia, dove magari d'inverno fa freddo, ma fa sempre freddo durante 2 o 3 mesi continuativi. Invece qui hanno degli sbalzi termici più rapidi, quindi di notte vanno sotto zero, possono andare sotto zero, di giorno magari arrivano a 20 gradi, in 2 o 3 giorni la temperatura può cambiare molto rapidamente, quindi hanno anche loro una serie di problemi assolutamente di isolamento. E come vi avevo promesso, visitiamo questo cantiere. Qui vedete ci sono 3 villette, chiamiamole a schiera, in costruzione, e adesso ci spiegheranno tutta una serie di cose. Poi andremo a visitare invece un'abitazione già finita, completamente finita, abitata, già abitata da qualche anno. E qui con me ho tutta una serie di tecnici, abbiamo la parte, diciamo, di impiantistica elettrica, abbiamo l'ideatore, Diciamo la progettazione energetica, ecco, progettazione parte. energetica, abbiamo tutti i vari tecnici, architetti, geometri, costruttore, diciamo, fisico, e quindi farò parlare loro perché ci spiegheranno appunto di che cosa si tratta quando parliamo di case passive, certificate, protocollate. Quindi io passerei subito la parola all'ingegner Carmelo Sapienza, che ci spiegherà cos'è una casa passiva e poi inizieremo a vedere appunto i vari elementi, le varie soluzioni, perché di casa passiva non esiste una sola, si può fare in tantissime modalità e l'importante è il risultato finale, che appunto può venire anche certificato. Quindi, ingegnere, senz'altro lascio a lei la parola. Grazie Gianni. Allora, iniziamo subito con una battuta, visto che i tuoi, come dire, seguaci, chi segue, probabilmente sarete molti del nord, quindi benvenuti al sud. Benvenuti al sud, oggi abbiamo una bella temperatura freddina, qui siamo sui 300 metri sul livello del mare, poi più tardi andremo nell'altro edificio che è a 500 metri. Quindi, come diceva poc'anzi Gianni, soffriamo di una grossa dinamicità, diciamo, climatica. Oggi parliamo delle case passive. Allora, iniziamo innanzitutto un po' a capire cos'è una casa passiva, perché non c'è una definizione precisa, a meno di rivolgersi un po' a Wikipedia. Diciamo che un edificio passivo, una casa passiva, è un edificio costruito in maniera tale da utilizzare tutta una serie di tecnologie passive che ci consentono di non utilizzare energia. Il sistema passivo è utilizzare per esempio il sole. Quindi un edificio che utilizza l'energia che ci dà il sole in estate, ci proteggiamo in Sicilia, ma in inverno abbiamo bisogno dell'energia del sole. Altri sistemi possono essere noti, per esempio qui in Sicilia avevamo le cosiddette stanze o case dello scirocco, dove raffreddavamo l'aria facendola passare attraverso il sottosuolo. Nei paesi in Iran utilizzano le torri del vento, per esempio. Allora, si utilizzano praticamente questi sistemi per fare in modo di utilizzare meno possibile sistemi attivi, cioè quelli Che consumano che corrente consumano, o ecco, gas. che consumano corrente, gas e così via.
Allora, questo è un po' il principio della casa passiva. Andando un po' più avanti, perché poi nel momento in cui la dobbiamo realizzare, i nostri avi li utilizzavano, come dire, si tramandavano un po' le regole, no? Cioè, noi qui abbiamo le case sicularbe che hanno quel cortiletto interno dove c'era una fontana, per esempio. Allora, quella non era solo un problema di estetico, di bellezza architettonica, ma quella fontana, ma nell'architettura araba, per esempio, serve a creare, attraverso, come dire, l'utilizzo dell'acqua, un processo di raffrescamento evaporativo, per cui senza utilizzare condizionatori si raffreddavano quella zona interna a questo ambiente. Oggi diciamo che sappiamo, come dire, usare qualche numero, ce lo tramandiamo attraverso le università. E quindi una serie di regole sono state messe nero su bianco. Esattamente. Cosa significa oggi realizzare per esempio una casa passiva? Significa utilizzare dei protocolli ingegneristici che sono abbastanza definiti e che dicono un po', praticamente al progettista, insegnano al progettista un po' come mettere assieme queste metodologie e poi farle quadrare dal punto di vista numerico e quindi avere poi il risultato di un edificio che ha dei consumi bassissimi. Ecco, diciamolo subito questo risultato in maniera che capite perché ne parliamo così tanto. Qui parliamo di case che consumano mediamente 5 volte di meno rispetto a una casa analoga che poi sia stata costruita qualche anno fa. Se poi parliamo di case più vecchie che venivano costruite decisamente peggio, diciamo addirittura 10 volte di meno. Comunque il dato oggettivo è che mi dicevi siamo sui 15 kWh per metro quadro per una casa in classe all'anno, sì, 15 kWh, che è un numero che magari non vi dirà molto, ma come ho detto è 3, 4, 5 volte in meno rispetto a una casa costruita abbastanza bene qualche anno fa. Sì, allora chiaramente bisogna stare al di sotto addirittura di questo valore, quindi il 15 kWh è un limite al di sopra del quale non hai una casa passiva, diciamo, hai una casa efficiente magari dal punto di vista di genere, ma che non è una casa passiva. Ci sono questi due, chiamiamoli protocolli o metodologie, che sono, una è quella del passive house e l'altra che è una regola anche in Italia che viene adottata per esempio nella provincia regionale autonoma di Bolzano, che è quella di nota un po' dappertutto in Italia, che è quella di casa clima. Quindi una casa clima gold è una casa passiva certificata, quindi dichiarata tale da un ente terzo, quindi che certifica appunto la qualità, e che quei 15 kWh di cui dicevi tu siano dei 15 kWh veri, nel senso che purtroppo oggi facciamo i calcoli, però pochi verificano che siano poi veramente tali. Ecco, poi andremo nell'abitazione finita e vedremo che il consumo è veramente molto molto ridotto, quindi gas, elettricità e consumi sono veramente molto ridotti. Sì, sì, vedremo poi quell'edificio che è un edificio dove per esempio il sistema di climatizzazione convenzionale non esiste, cioè siamo a 500 metri con temperature che in inverno arrivano anche a meno 5, in estate a più 40. Quindi in buona sostanza i radiatori non ci sono? No, non c'è riscaldamento a pavimento. Ve l'avevo già fatta vedere in provincia di Treviso, anche lì un'altra casa appunto senza i termosifoni, che ovviamente entrare uno rimane un po' disorientato, ma si può fare. Ok, io possiamo anche un po' illustrare un po' la tecnologia qui di queste abitazioni. Allora, questo è un edificio che ha un isolamento. Ovviamente le case passive rispettano pienamente quelle che sono le leggi italiane, anzi le superano, perché noi siamo soggetti al decreto del 2015 che ci sta conducendo verso quello che è l'edificio Zero Energy, o l'ENZEB, sì, diciamo che già adesso i nuovi edifici pubblici devono essere costruiti NZEB, cioè che consumano pochissimo, Near Zero Energy Building, quindi devono consumare veramente pochissimo, questo è per i pubblici, però in pochissimi anni questo obbligo ci sarà anche per le case private, per le abitazioni private.
E qui diciamo, abbiamo un'anticipazione del futuro. Sì, allora diciamo che c'è una normativa, quindi la legge italiana sta convergendo su quella che è la normativa europea dello zero energy. A partire dal 2019 gli edifici pubblici, ovviamente tutte quelle che sono le ristrutturazioni importanti e i nuovi edifici, sono obbligati, tra virgolette, a seguire questa normativa. A partire dal 2020 anche tutto il settore, diciamo, non pubblico, quindi il residenziale, il terziario Ecco, scusa se interrompo, una cosa importante, qui vediamo degli edifici nuovi e quindi i progettisti hanno potuto fare tutto quello, diciamo, che volevano. Una serie di cose che vedremo si può fare anche a livello di ristrutturazione. È chiaro che sulle ristrutturazioni io ho dei limiti imposti dalla casa esistente, dall'edificio esistente, però una serie di soluzioni si possono fare anche nelle ristrutturazioni. Ed ecco perché anche quest'anno abbiamo prorogato il credito d'imposta del 65% appunto per le ristrutturazioni energetiche e naturalmente io personalmente lavorerò perché si proroghi ancora oltre negli anni prossimi. Quindi una serie di soluzioni che vedremo potranno essere impiegate anche in fase di ristrutturazione. Sì, ti confermo che sia il Passive House che Casa Clima hanno dei protocolli specifici per le ristrutturazioni. Poi la legge stabilisce la tipologia di c'è cioè una ristrutturazione di primo livello, dove sono ristrutturazioni importanti, e le ristrutturazioni anche di secondo livello. Allora, sia Passive House che Casa Clima hanno dei protocolli, quindi il progettista, il tecnico, può esattamente utilizzare questi protocolli in maniera tale da come dire, inserirli. Si possono utilizzare sia nei centri storici, ovviamente con tutti i vincoli, quindi non siamo liberi al 100%, però possiamo operare all'interno anche di centri storici per migliorare un po' quelle che sono le performance energetiche. Ecco, ti interrompo un attimo per dire, fate pure domande sui commenti che le stiamo leggendo e infatti una cosa la spieghiamo subito. Un ascoltatore chiedeva se ci sono differenze tra nord, centro, sud. Ovviamente differenze climatiche ci sono, però i sistemi costruttivi praticamente non cambiano, nel senso che quando tu hai una casa ben coibentata, ben isolata, funziona bene al nord, al centro e al sud. Quindi magari cambierà qualche dettaglio, però diciamo costruire una casa passiva al nord, centro-sud non cambia moltissimo, le soluzioni ci sono dappertutto. Sì, allora, la casa passiva o i protocolli Passive House o Casa Clima utilizzano quelle che sono delle regole naturali, che noi tecnici chiamiamo la fisica tecnica, no? Quindi sono delle regole come dire, di fisica che valgono sia al Polo Nord che all'equatore, talché case passive certificate ci sono sia in Finlandia o in Norvegia o a Dubai, per A Dubai. esempio, c'è cioè un edificio. E chiaramente è diciamo il progettista, no? Quindi assieme all'impresa, tutta la filiera poi costruttiva, che adatta queste regole a quello che è la situazione climatica del sito. Cioè io in Sicilia utilizzo dei materiali che sono magari leggermente diversi da quelli che potrei utilizzare trovandomi in posti particolarmente freddi, perché io qui devo utilizzare dei materiali più pesanti per intenderci. Noi abbiamo qui vecchi edifici con i muri in pietra lavica da 60, 70, 80 centimetri e quindi sono un po', come dire, costretto a cambiare la tecnica, ma non è che cambio la fisica. Quindi c'è questo adattamento che in base progettuale si fa, ma questo lo dovrebbero fare, lo fanno già tutti i tecnici. Perché quando fanno il progetto la prima cosa che inseriscono sono i dati climatici del sito. Quindi in funzione di quello poi viene modellato. Ok. Allora, noi possiamo, come dire, incamminarci nel cantiere così Sì. possiamo anche mostrarlo un po' dal vivo. Prego. Chiedo a Giuseppe di fare da apripista per scendere giù dalle Sì, andate scale. a cosa scendere. Sì, ce lo dici tu, ecco come proseguire. No, potevamo scendere giù dalla scala per vedere il cantiere. Giuseppe credo che lo sappia, lo rintracciamo. Dall'altra villa scendiamo giù, così. Intanto volevo far vedere a chi ci segue
Per cui, per esempio, voi avete utilizzato questi mattoni molto, 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 molto chiari, che mi spiegavate sono fatti in maniera particolare. Ah, questi, ah, scusate, ho detto la prima mia cavolata del giorno, benissimo. Questi mattoni chiari qua, mi spiegavate che sono particolari. Sì, questi sono dei mattoni in calcestruzzo cellulare areato. Ora, senza come dire, andare troppo nel tecnico, sono dei mattoni che vedete hanno delle caratteristiche diverse dal laterizio classico, però come potete notare abbiamo utilizzato sia questo che il laterizio classico, quindi non c'è una formula magica nell'utilizzo dei materiali che poi dà, quindi la combinazione. L'utilizzo intelligente dei materiali che poi ci dà il prodotto finito. Così come le case passive non sono da realizzarsi o in legno o in cemento armato, è una soluzione tecnica che va adottata sia legno che cemento armato per avere un obiettivo che è quello della casa passiva. Quindi non esiste la casa passiva in legno o la casa passiva in cemento armato. Poi è una soluzione dei progettisti, dell'imprenditore, dell'investitore, del E anche del proprietario cliente, e anche esatto, del che cliente può che scegliere. decide in base un po' alla sua predisposizione culturale. Qui da noi in Sicilia siamo abituati un po' al cemento perché dà un senso di solidità, ci sentiamo un po' più sicuri con l'edificio in cemento. Certo, poi siamo anche in una zona sismica, Sì, poi quindi. magari se abbiamo tempo parliamo anche un attimo di quelli in acciaio, perché Sì. so che c'è qualche cosa che si sta facendo anche con l'acciaio. Ok. Bene, vediamo da dove partiamo, adesso Allora, scendiamo scendiamo giù. giù, sì, se ci guidi, attenzione agli scalini. Allora, come dicevo, questi qua sono degli edifici che in realtà non sono nati case passive. Nel senso che l'impresa aveva già iniziato i lavori con una edilizia, chiamiamola Tradizionale. tradizionale o convenzionale, e arrivato a un certo punto si è posto un problema. Siccome c'è la crisi del mercato edilizio, qualcosa come dire, deve essere aggiornata o cambiata. Anzi, io ne vorrei approfittare man mano che camminiamo. Entriamo lì dentro, vediamo un po' di No, più. scendiamo giù direttamente. Ne volevo approfittare per presentarvi il geometra Fabio Laferla, che è il direttore tecnico dell'impresa, con la quale ha un po' meditato questa soluzione, perché da una crisi bisogna rinascere. Ecco allora che l'edificio, che era in una fase, come dire, di cemento armato, è stato un po' ripreso per i capelli e trasformato in questa che è un'edilizia, definiamola 4.0, giusto per usare dei termini un po' così trendy. Quindi Giove ci può dire perché sostanzialmente, come dire, come Scendiamo giù, ogni impresa tanto facciamo hanno. vedere. Sì, ora iniziamo giù. Sì, ora scendiamo giù e vediamo il cantiere un po' più aperto. Quindi qui siamo al livello del terreno. Sì. Allora, perché abbiamo scelto Casa Clima? Abbiamo scelto di costruire in modo passivo, principalmente per una cosa mia personale, perché volevo andare verso il risparmio energetico e più che risparmio energetico al benessere della persona. Perché casa passiva sì, significa tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, risparmio, cosa, ma principalmente è il benessere abitativo, nel senso che tu in una casa passiva non c'hai quegli sbalzi termici da passare sotto il condizionatore o vicino il camino o vicino alla stufa, c'hai una casa dove è una clima uguale per tutta l'abitazione e quindi stai bene, c'è un ricambio d'aria sempre costante per tutto il tempo e quindi respiri aria pulita e sempre aria che
Poi vi faremo vedere il scambiatore di calore e il recupero d'aria, cioè queste sono abitazioni in cui puoi stare con le finestre chiuse perché avviene un ricambio costante, continuo, lento ma costante e Continua. continuo, con in più il fatto che si recupera il calore d'inverno in maniera da tenere la casa calda. E d'estate invece viceversa si recupera il fresco, quindi in buona sostanza ho un'aria pulita, però senza dover aprire le finestre, senza dover disperdere calore. Quindi, come dicevo, oltre al benessere personale della persona, siamo andati verso poi il benessere economico. Casa passiva, classe energetica, tantissime parlano di classe A, classe B, classe G, ma tantissime non sanno quei numerini che ci sono scritti. Il 15 kWh che diceva lei poco fa, significa 15 kWh metro quadrato anno per riscaldarla, significa pure 15 kg di gasolio o di gas che servono per riscaldare. Potete ben immaginare che significa 15 kWh metro quadrato l'anno contro una classe G di 165 è superiore. Significa che quello ci vogliono 165 kg di gas per riscaldare, quello ce ne vogliono 15. Case passive, come diceva l'ingegnere Sapienza, scendiamo di sotto dei 10, si passa a 3, 4, quindi stiamo parlando con 3-4 kg di energia che immettiamo, che in soldi significano pochissimo rispetto a 160. Questa è stata la scelta che ci ha portato a noi come impresa e anche per cercare di dare un prodotto in più, diciamo con lo stesso prezzo delle case normali, della normale Sì, costruzione che ci sono qua in ecco un giro. punto che ha giustamente sollevato il geometra, che è importante, il fatto del comfort. Allora, il concetto passive house o casa clima non punta come prima priorità all'efficienza energetica, punta al comfort. Cioè in questi edifici non si fanno, non si devono realizzare i ponti termici perché i ponti termici si disperdono energia, La trovo una muffa. ma creano le muffe. Ecco, sì, spieghiamo un attimino cosa sono i ponti termici. Allora, i ponti termici sono delle continuità, chiamiamole così, delle autostrade per il calore che da dentro casa si disperde e va a finire Quindi fuori. sono dei punti deboli della Sono dei punti casa. deboli delle case. In quei punti deboli, poiché il calore scappa sostanzialmente, si hanno delle temperature più basse, quindi un punto freddo della casa. In quel punto freddo, con il vapore acqua che noi produciamo a casa quando ci prepariamo gli spaghetti o ci facciamo la doccia, trovando il punto freddo, condensa. Ora, sul vetro di casa lo vediamo, su un muro non ce ne accorgiamo. Però sul muro succede un fenomeno strano, cioè che le spore sostanzialmente delle muffe incominciano a Ad proliferare e attecchire. abbiamo quelle bellissime macchie nere che sì, disperdiamo termicamente, ma penso che siamo più interessati al malessere creato da una muffa piuttosto che dalla dispersione termica. Quindi negli edifici passivi è assolutamente vietato realizzare ponti termici. Chiaramente, se tu adotti queste metodologie, hai, tra virgolette, un effetto collaterale, cioè quello di non disperdere energia e quindi avere un'altissima efficienza energetica. Quindi, prima il comfort e come conseguenza, mettiamola, Il come dire, risparmio, il risparmio che non dispiace decisivo, ovviamente, che ovviamente non bene. dispiace. Qui cosa ci potete spiegare? Allora, qui vedete tecnicamente che, per esempio, questo è un pilastro. Come vi dicevo poc'anzi, è un edificio che già esisteva come struttura, quindi non abbiamo potuto operare al di sotto dell'edificio per isolarlo, ma stiamo operando una sorta di tamponatura, diciamo così, perché il pilastro, il cemento armato, è un ottimo conduttore. Quindi se io dentro questo ambiente riscaldo e lascio quel pilastro libero, il calore dal pilastro andrà a finire sostanzialmente nel terreno. Quindi disperdo energia, probabilmente se sarà abbastanza freddo avrò anche il caso della muffa. Questo fenomeno, tra l'altro, con l'isolamento termico, quindi con gli isolanti che stiamo utilizzando per legge, perché non dobbiamo disperdere l'energia dalla legge, succede che i fenomeni dei ponti termici, cioè i punti deboli che dicevi tu, si amplificano. Quindi se io ho una zona che è tutta fredda,
me ne accorgo poco che ce n'è una che lo è meno, ma se io metto un isolante, faccio una parete e la tengo un po' più calda perché disperdo meno, un punto diventa immediatamente fonte, quindi il punto è il ponte termico, diventa immediatamente fonte di proliferazione di muffe. Quindi si amplificano in questi edifici, se non vengono fatti con un certo criterio, questi fenomeni. Giusto per farti un esempio, abbiamo ricevuto gli incentivi per i serramenti, tutti siamo andati a cambiare il serramento. Ebbene, cambiando il serramento, molti di coloro che l'hanno fatto hanno avuto la comparsa della muffa prima, proprio successiva alla sostituzione. Allora si sono chiesti, scusa, cambio il serramento, un serramento nuovo è più efficiente dal punto di vista energetico e ottengo la muffa a casa. Sì, perché paradossalmente il vecchio serramento lasciava spifferi, l'aria, il vapore acqueo usciva, andava fuori, ovviamente con tutta l'energia e così via, e non si aveva, diciamo, questo fenomeno della muffa. Perché i serramentisti sono corsi ora a tutta una serie anche di tecniche dove mettono dei piccoli sistemi di aereazione, un po' il sistema che dicevi tu della ventilazione. Quindi diciamo che su una casa esistente un buon intervento di efficientamento energetico e anche di salubrità sarebbe installare questi sistemi di riciclo ventilato, forzato, con recupero di calore. Quindi si può fare anche su edifici già esistenti? Sì, lo stiamo facendo. Ovviamente oggi non possiamo visitare tutti gli edifici, ma qui in Sicilia ne abbiamo altri 3, anzi 4 per l'esattezza, che sono in ristrutturazione, dove abbiamo installato l'impianto di ventilazione, che serve a ricambiare l'aria continuamente, perché anche se magari mi trovo in campagna e non ho il problema dell'inquinamento, però dentro casa c'è inquinamento. Il primo è il nostro, che produciamo CO2, certo. Stando con e poi c'è la cucina a gas. Poi chi ha la cucina a gas, ovviamente, ma anche i detersivi, cioè tutti i solventi, i mobili, compriamo i mobili nuovi con la formaldeide, quindi quella poi la respiriamo. E avendo cambiato i serramenti con gli incentivi, stiamo paradossalmente, come dire, creando una condizione. Sì, lasciami ricordare, perché anche questa è una cosa ormai risaputa e vecchia di almeno 30 anni, però ricordiamolo sempre perché non la sanno tutti, che paradossalmente l'aria più inquinata in assoluto ce l'abbiamo dentro casa. Molti si preoccupano durante il traffico di respirare aria inquinata, sicuramente sì, quando sei in un semaforo in un centro molto congestionato sicuramente l'aria ha le emissioni delle automobili, però in casa abbiamo un vero e proprio mix di sostanze, un miscuglio di sostanze tossiche enorme, quindi da molti anni si è classificata una malattia che si chiama sindrome da edificio chiuso, proprio perché si tende sempre di più a sigillare l'abitazione, ma sigillandola rimangono dentro anche gli inquinanti. E la cucina a gas è un enorme produttore di inquinanti, perché noi facciamo praticamente combustione con la fiamma libera, la combustione non è mai perfetta al 100%, e quindi un ottimo sistema appunto per tenere la nostra casa decisamente più salubre è quella di questi circuiti di ricambio dell'aria con il recupero del calore. Poi noi vedremo appunto uno fisicamente, sì. Quindi abbiamo queste tubature che portano fuori l'aria, però prima dell'uscita c'è un dispositivo che riesce a recuperare calore, quindi a non farci pagare. Viene un incrocio, non diretto perché l'aria non si miscela, ma attraverso uno scambiatore che è un po' come il radiatore dell'auto sostanzialmente, dove i due vettori, diciamo, acqua e aria nel radiatore non si mescolano, così avviene anche nell'aria di casa. Quindi l'aria calda uscendo di casa si incrocia con quella fredda, quindi gli cede il calore, e quindi noi riceviamo aria preriscaldata sostanzialmente, quindi mantenendo questo circo. Poi ci sono anche dei filtri che si possono mettere su questi apparecchi, quindi per chi ha delle allergie per esempio, o per chi si trova in città e ha il problema del traffico fuori, quindi si può, come dire, agire in maniera molto efficace dal punto di vista. Sì, ricordiamo già adesso che chi di voi ha il condizionatore a casa, e ormai siamo veramente in tantissimi ad averlo, i filtri andrebbero cambiati molto spesso.
perché i filtri raccolgono l'impurità e quindi i filtri andrebbero cambiati molto spesso, cosa che non si fa quasi mai, e questo è un problema, perché poi quando lo riaccendi butti fuori quello che il filtro ha catturato, per cui almeno questo cerchiamo di farlo spesso. Okay. Andiamo avanti? Sì, possiamo spostarci nell'altro edificio, così facciamo un po' vedere le fasi anche realizzative. Per esempio, in quell'edificio stiamo posando in questo momento l'isolamento a pavimento, quindi vedremo diciamo la posa appunto di questo materiale. Come vedete poi stiamo cercando un pochettino di incrementare attraverso un processo di trasformazione, come dire, l'utilizzo dei materiali anche a chilometro zero, no? Cioè, vedete qui questi muri in pietra lavica, perché quindi quando noi scaviamo troviamo la pietra lavica, quindi anche questo è, come dire, un percorso di sostenibilità, ecco, che pian pianino ci dobbiamo un po' tutti quanti ad abituare. Sì, quindi il fatto di utilizzare i materiali del posto. Sì, esattamente. Ci sono diverse soluzioni, ci sono anche i progetti di stampanti 3D grandi, molto grandi, per costruire le case con materiale trovato sul posto. Le soluzioni tecnologiche ne stanno arrivando parecchie. Io dico sempre, non c'è la soluzione che fa il miracolo, c'è una serie di soluzioni che con, come dire, l'ingegno e il buon senso tutti dobbiamo imparare a riutilizzare, perché i nostri avi lo facevano, non avevano tutte queste tecnologie a disposizione così facili. Ti faccio una domanda, ma un cittadino che vuole costruire questo tipo di casa trova un albo di professionisti, diciamo, certificati, c'è qualche cosa di ufficiale che ne dica, che ne possa far stare tranquillo sul costruttore, sull'architetto? Sì, sia Casa Clima. Sia Casa Clima che Passive House hanno un albo pubblico che è pubblicato appunto sui siti di questi due istituti, dove ci sono i professionisti che sono professionisti tecnici, quindi geometri, ingegneri, architetti, che si sono riqualificati, io dico, a questa, diciamo, metodologia, in maniera tale da applicare il protocollo. Perfetto. Allora, qui siamo all'interno di un edificio che è in avanzata fase realizzativa. Come vedete, qui le pareti sono già state imbiancate, intonacate. A terra stiamo posando isolante termico. In questi pannelli qua? Sì. Sì, questo è tecnicamente chiamato SPS, un polistirolo duro per intenderci. Quindi questo fa da isolante verso il terreno, sì, perché sotto abbiamo le fondazioni, abbiamo il terreno, quindi il calore tende a scappare sostanzialmente. Quindi qui vedete anche una porzione degli impianti. Questo che cos'è? Allora, questo qui è un'unità interna di un climatizzatore. Allora, il climatizzatore lo stiamo utilizzando, è un impianto ad aria, quindi per intenderci è un po' come lo splittino, quello che usiamo nelle pareti di casa, che serve per dare quella quantità di energia in estate e in inverno per mantenere le condizioni, come dire, termiche all'interno dell'edificio stabili. Quindi questo sarà, diciamo, affiancato a una pompa di calore? Allora, questa è la pompa di calore, nel senso che è l'unità interna della pompa di calore che si azionerà. Tu nella fase introduttiva parlavi del fatto del clima. Allora, noi qui abbiamo un clima che è molto dinamico. Abbiamo le temperature che variano nell'arco di un paio di giorni di parecchi gradi, cioè abbiamo dei salti termici di 10, 15, 20 gradi. Allora, il sistema delle case passive, per intenderci, che ha nei paesi per esempio nordici, non utilizzano questi sistemi perché c'è un sistema molto più semplice, però li hanno delle condizioni che in termini tecnici, diciamo, più statiche, cioè
Le variazioni sono più lente. Le variazioni sono molto lente o addirittura impieghi settimane per avere variazioni di temperatura. Allora lì cosa succede? Che l'involucro termico ben isolato e con la ventilazione di cui parlavi poc'anzi tu, che viene anche lì un pochettino trattata con un po' di aria calda, un po' di aria fredda in funzione della stagione, è sufficiente a mantenere l'ambiente stabile, diciamo, a dare il comfort di tempo idrometrico. Dalle nostre parti purtroppo non è così, quindi noi abbiamo questi squilibri termici che la staticità dell'edificio non riesce a mantenere, nel senso che l'edificio conserva l'energia, però quando iniziamo a sentire caldo o freddo dobbiamo introdurre una piccola... Un aiutino, esattamente. Il problema è quanto consuma l'aiutino, perché queste sono delle macchine che lavoreranno pochissimo, e quindi torniamo al discorso dell'efficienza energetica. Sì, bassi consumi della bolletta. Quindi si riesce a fare un edificio molto performante. Volevo che inquadrassi un attimo, pur con queste ampie vetrate qua. Sì, allora, io dico sempre, dobbiamo fare gli edifici che devono essere, oltre che efficienti, anche belli. Belli e con la luce. Allora, qualcuno... Scusa, è il sud di qua? No, il sud è da qui. Qui abbiamo est. Avete fatto ugualmente una bella vetratura anche a est, va bene sì. Lo stesso? Sì, abbiamo bisogno delle vetrature perché la luce è vita, quindi io, come dire, vado d'accordissimo con gli architetti, con i colleghi che vogliono fare le case luminose. Poi come, diciamo, come ingegneri dobbiamo trovare le soluzioni affinché il tutto venga, come dire, gestito. Quindi come vedi tu c'è una vetrata, però se guardi in quegli incavi che magari con la telecamera possiamo vedere, ecco lì metteremo dei frangisole. I frangisole che ovviamente... No, sono dei frangisole, cioè con delle alette sostanzialmente che salgono e scendono. Ah, tipo le quelle che noi chiamiamo veneziane? Delle veneziane, perfetto. Delle veneziane che saranno anche motorizzate, che collegate a un sistema domotico. Ah, ecco, bravo. Anticipiamo che faremo vedere anche un bel po' di domotica, che, ribadiamo il concetto, significa applicare l'elettronica alla gestione della casa. Quindi significa riscaldare solo quando serve e dove serve, accendere la luce solo quando serve e dove serve, quindi utilizzare l'elettronica per gestire al massimo livello di risparmio, perché alla fine quello che si ottiene è un ambiente più confortevole e sempre un risparmio in bolletta, quindi tapparelle che si alzano, che si chiudono, la sicurezza, gli antifurti, tutta l'elettronica applicata alla casa, questa è la domotica, quindi ne vedremo anche di questo. Sì, a proposito della domotica, possiamo anche introdurre un altro discorso che è legato al fatto che gli edifici diventeranno sempre più intelligenti. Diventeranno più intelligenti perché le normative europee, che sono già state aggiornate, c'è una nuova direttiva, la 844 del 2018, che ha già introdotto, poco fa parlavamo degli edifici NZEB, no? Ora gli edifici saranno INZEB, cioè Intelligent Nearly Zero Energy Building. E questo comporterà sostanzialmente l'introduzione di una elettronica all'interno degli edifici che dovranno interfacciarsi con le smart grid. Allora, qui ovviamente il discorso si amplia perché parliamo di smart grid, parliamo di smart cities, okay, ma è un percorso sempre più interconnessi e sempre più intelligenti. Esattamente, l'edificio che è un po' la nostra, come dire, seconda pelle, dovrà essere connesso e interagire dal punto di vista energetico. Perché diciamo questo? Perché questi edifici stanno diventando sempre più edifici elettrici, cioè queste edifici dove siamo oggi non avranno il gas, non hanno combustibili. Questo fa parte di quella transizione che più volte, diciamo, abbiamo cercato di approcciare. Il riscaldamento passerà da un riscaldamento a gas a un riscaldamento elettrico, la cucina passerà da cucina a gas a cucina elettrica, ma non
elettrica nella vecchia tipologia con una resistenza che scalda, ma cucine a induzione, quindi creano questo campo elettromagnetico che riscalda le pentole. E le automobili, anche questo argomento ormai famoso, passeranno da automobili a gas, a benzina, a gasolio, automobili elettriche. Quindi l'elettricità è il vettore che soppianterà quasi tutti gli altri, ed è per questo che ovviamente ci stiamo concentrando sul mercato elettrico. Mi sono avvicinato perché volevo aggiungere un piccolo dettaglio proprio su questa integrazione elettrica tra, non dobbiamo dimenticare che tutte le case saranno dotate di impianti fotovoltaici, lo sono per legge, questi impianti fotovoltaici, quelli nuovi intendi, le nuove, tutte le nuove costruzioni e quelle che subiscono ristrutturazioni importanti, che vengono equiparate con gli stessi requisiti delle nuove costruzioni. Questo significa che gli impianti fotovoltaici, anche questi, stanno evolvendo. I sistemi di controllo di questi impianti adesso sono integrati nella domotica, ma comunque nel sistema energetico dell'edificio, considerato come un sistema integrato, e quindi sarà connesso con l'eventuale accumulo o con la rete esterna in immissione e con la ricarica degli edifici. Faccio qualche altro esempio per integrare la domotica a cui riferisco. Sì, intanto ci spostiamo e andiamo a vedere. L'impianto fotovoltaico comunicherà al sistema di domotica quando è più conveniente accendere per esempio alcuni elettrodomestici. Quindi se io dovrò per esempio decidere di fare la lavatrice, potrò farla nel momento in cui l'impianto fotovoltaico mi sta dando il suo maggior contributo, così come se avrò da caricare la macchina elettrica, anche questo sarà in un sistema intelligente dell'edificio data preferenza ai momenti in cui ho la maggiore produzione. Questo però, e poi integrando con delle batterie, tutto questo potrebbe portare all'autonomia energetica, o quasi, diciamo, a seconda del dimensionamento degli impianti di generazione. Ok, ci spostiamo così facciamo vedere anche i piani superiori. Occhio qua alla discesa. Ecco, se ci guidate. Sì, ora andiamo a vedere un attimino questo edificio dall'interno, dove abbiamo già eseguito i massetti, quindi è in una fase, come dire, più avanti di completamento. Fai vedere un po' anche il laterale, questo appunto è il lato est, molto vetrato, quindi anche molto bello esteticamente. Sì. Se ci accompagna anche Piero, così discutiamo del discorso della luce, no? Perché questa è una delle... L'architetto. Sì, esatto, perché ci sono tutta una serie di leggende metropolitane sulle case passive, nel senso, tu poc'anzi ne hai parlato, cioè del fatto che non si possono aprire le finestre. Allora mi viene sempre da ridere, perché si può fare a meno, poi se uno le vuole aprire le apre. Sì, ma infatti non è obbligato, non è necessario per il comfort. Ma io, come vedremo poi più avanti, andremo a visitare l'edificio, quello completo, che poi tra l'altro è anche casa mia, quindi ti do, come dire, l'esperienza sia da progettista che da abitante. Le finestre non le apro a casa mia perché non ho la necessità di aprirle. Sì, perché invito a vedere anche il filmato a Treviso di febbraio dell'anno scorso, anche lì avevamo degli abitanti dentro da un paio d'anni e anche loro garantivano qui le finestre, uno può tranquillamente evitare di aprirle. È una cosa, diciamo, difficile da credere per chi da decine d'anni è abituato ad aprire le finestre per cambiare l'aria, ma su questi edifici si può effettivamente fare a meno di aprire le finestre. Quindi qui siamo sul piano superiore. Sì. Qui, come vedete, abbiamo realizzato già i massetti, abbiamo coperto gli impianti, quindi l'impianto elettrico domotico che ci sarà in questo edificio. Quindi qui siamo su una casa comunque in muratura classica, con la struttura portante in calcestruzzo, cos'è? Sì, la struttura portante intelaiata in calcestruzzo, mattoni
quindi abbiamo utilizzato questi mattoni bianchi che sono anche realizzati in Italia, quindi non sono comunque italiano, sì. Comunque italiano, che hanno la caratteristica di essere appunto più isolanti rispetto a quello. Sì, isolano meglio, sono dei mattoni anche si dice in termini tecnici sodo, quindi nel senso che hanno le caratteristiche termiche in tutte e tre le dimensioni. E quindi fuori abbiamo messo. Cosa significa i tre dimensioni di. Perché quando tu parli dell'isolamento, no? Dici che il mio mattone, il mio isolante ha un valore di conducibilità 0,3, 1, quello che sarà. È la trasmittanza? È la conducibilità. La trasmittanza è un valore della parete, della stratigrafia completa. Un materiale invece ha la sua conducibilità o resistenza termica. Allora, il fatto che sia isotropo significa che se tu prendi un materiale che non è omogeneo, non ha quella caratteristica in tutte le dimensioni. Quindi se tu utilizzi un mattone messo al contrario, non ha quelle caratteristiche per il tempo. Quindi, omogeneo, quindi in questo senso, ok, quindi che isola ugualmente nelle tre dimensioni. Facciamo per esempio il caso di un mattone, un laterizio forato, lo devi mettere secondo una certa dimensione, ovviamente tutti lo montano nella direzione giusta, ma non puoi mettere il mattone al contrario, perché capisci che l'aria passa attraverso il mattone, invece in quella direzione ha quel valore di conducibilità o di resistibilità. Quindi fuori abbiamo un isolamento in lana di roccia, lana di minerali, qui siamo sui 16 cm, c'è da dire che per legge, decreto del 2015, che dal partire dal gennaio 2019 diventa più severo perché ci stiamo avvicinando verso l'ENSEB, quindi ci sono le normative più restrittive, avremmo potuto usare degli isolanti di minore spessore. Il problema è che quando tu lo posi, non è il costo in se stesso dell'isolante, ma è il costo della posa. Quindi quando tu metti qualche centimetro in più, il centimetro diventa marginale. Cioè tu metti un centimetro in più, stai mettendo qualche euro in più. Posso chiedere perché avete scelto la lana di roccia e non un altro materiale? So che qualcuno lo fa in canapa, qualcuno lo fa con poliettilene. C'è un motivo particolare per la sì, diciamo allora che la scelta è una scelta progettuale. Allora, se tu vuoi utilizzare dei materiali che sono estremamente sostenibili, puoi utilizzare per esempio la canapa o la lana di pecora, cioè ci sono tutta una serie di soluzioni, oggi il sughero per esempio. Ci sono dei materiali come la lana di roccia o il polistirolo, EPS detto in gergo tecnico, che sono quelli che dal punto di vista dell'isolamento sono i più prestanti. Quindi tu quando da progettista poi devi fare tutta una serie di scelte. Ci sono dei materiali, degli isolanti che sono un po' più pesanti, hanno un calore specifico diverso. Non voglio annoiarti o annoiare con queste terminologie. Quindi sta nel progettista, quindi non c'è un materiale che fa i miracoli. Okay, cioè è una scelta progettuale. I pro e i contro. Quindi ci sono i pro e i contro. Cos'altro possiamo vedere dell'edificio? No, parlavamo del fatto delle finestre, per esempio. Qui stiamo utilizzando dei tipi di vetri. Possiamo vedere anche questo, vabbè. Sì, guarda, possiamo anche guardare questo qui. Sì. Qui stiamo utilizzando dei tripli vetri, ok, e siamo in Sicilia. Ok, quindi triplo vetro vuol dire che ci sono due intercapedini? Sì, guardate, se osservate la fiammella, diventa tre fiamme, ecco. Si moltiplica per tre l'immagine. Sì, ma si vedeva anche il riflesso, ecco. Comunque sì. Quindi esatto. Ci sono due intercapedini, queste hanno gas dentro oppure sono... Sì, è un gas isolante che è l'argon, il famoso argon. E quindi sono i serramenti, diciamo, che hanno delle prestazioni. Molto buone, sì.
Sì, tenete conto che i serramentisti stanno sempre più migliorando da questo punto di vista. E i costi sono italiane queste finestre? Queste qui no, credo che siano austriache, sono della Internord. Però ci sono... noi abbiamo dei buoni produttori italiani di finestre, no? Sì, io dico che i produttori italiani dovrebbero fare un po' di più da questo punto di vista, e ce ne sono alcuni che lo stanno già facendo, per adeguarsi un po' più velocemente a questo processo di trasformazione del serramento, che diventa sempre più prestante. Quindi non basta più solo il serramento a taglio termico, ma serve un serramento che abbia prestazioni non più, come dire, qualitative, taglio termico, ma quantitative dal punto di vista anche numerico. Quindi dicevo, ci sono aziende che il triplo vetro lo stanno dando di serie, cioè comprare un triplo vetro o un doppio vetro, un monocamera o bicamera, sta quasi diventando lo stesso prezzo. Sembrerà strano, ma ci sono dei costruttori che ti dicono, se vuoi il doppio vetro ti costa di più del triplo vetro, perché è un fuori standard. Quindi c'è questo processo, come dire, di trasformazione del mercato edilizio che sta avvenendo. Quindi dobbiamo leggere la trasformazione in senso positivo, seguirla piuttosto che frenarla da questo punto di vista. Quindi abbiamo vetrate, come vedi anche qui, questa è una vetrata a ovest. Addirittura a ovest? Sì, quindi soggetta, come dire, in estate a problemi di riscaldamento, però abbiamo un sistema di schermatura. Quindi questo sistema di schermatura ci permetterà sostanzialmente di proteggerci dai raggi solari estivi, mentre lo lasceremo senz'altro aperto in inverno, dove, come vedete, anche qui abbiamo il freddino, quindi abbiamo bisogno del sole, quindi i sistemi passivi. Quindi Volevo solo rispondere brevemente a un commento della domotica che non è alla portata di tutti. Solo il concetto, ovviamente bisogna vedere caso per caso, però se io ho un sistema domotico che mi consente di riscaldare le stanze solo quando sono occupate da persone, magari programmarle in anticipo perché sto rientrando e dico al mio sistema di scaldarmi la camera da letto piuttosto che il bagno perché voglio farmi la doccia. Quindi se io riesco a gestire il riscaldamento riscaldando solo quando serve, dove serve, per la durata che serve, e non parliamo poi dell'illuminazione, accendere appunto solo dove ci sono persone, anche lì bisogna fare il conto di in quanto tempo riesco ad ammortizzare l'investimento. Per cui la domotica sì, avrà dei costi che comunque sicuramente continuano a scendere, perché sempre di elettronica si tratta, poi bisogna vedere in quanto tempo si riesce a ammortizzare l'investimento. Ok, cosa facciamo adesso? Io suggerivo, volevo un attimino introdurvi Piero, che è il nostro dello studio, come dire, di architettura, studio Boom, che ha seguito, che segue tutti i lavori di architettura. Parlavamo della luce, no? Normalmente mettiamoci un attimo fuori, che il rinnovo almeno si sente meglio. Ok. E si capisce anche meglio, anche se fa più freddo, però l'acustica è decisamente migliore. Quindi, parlavamo della luce, no? Perché si dice siamo al sud, e quindi dobbiamo proteggerci dal caldo e andare per la luce, mentre gli architetti vogliono la luce, no? Io dico giustamente. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo litigato, ci siamo trovati d'accordo. Ecco, faccio notare che sta nevicando. In Sicilia. Sta nevicando in Sicilia. Allora, buongiorno a tutti, sono Pietro Marcantoni, rappresento lo studio Bumbo. Noi siamo stati chiamati dalla Nova Edilia, che è la ditta promotrice di questa operazione, come consulenti per quanto riguarda la progettazione e la gestione del cantiere. Allora, facciamo una cosa già intelligente, mettiamoci in macchina, visto che ci vuole qualche minuto ad arrivare all'edificio, dai queste spiegazioni mentre facciamo un trasferimento, e così intanto ci facciamo, avvisi che ci stiamo spostando, così andiamo a vedere l'edificio finito e una serie di cose le vediamo davvero, e ci mettiamo anche al riparo da questa nevicata che non è proprio massima.
prossimo. Stiamo andando, però andiamo dentro l'edificio. Sì, un attimo che facciamo il trasferimento chiavi, che così aspetta, qualcuno dà le chiavi a Massimo. Quindi dicevamo che i cambiamenti climatici, voglio dire, si fanno sentire dappertutto. Qualcuno l'accompagna. Sì, allora andiamo, okay, andiamo, su, andiamo sì, con la macchina. Sì, allora io guido, perfetto, parlo e lui da voi siete dietro. E allora tu ti siedi dietro con lui, se così. Si sta meglio qui. Niente, dicevo, noi siamo stati coinvolti da Carmelo su questa tipologia costruttiva. All'inizio eravamo profani e non mi vergogno a dirlo, ignoranti su questa tecnologia. Siamo riusciti a non rivoluzionare il progetto. Siamo riusciti a non rivoluzionare il progetto architettonico, perché comunque con l'ingegnere Sapienza sul discorso vetrate ampie, che comunque fa parte dell'architettura contemporanea, abbiamo avuto alcuni confronti e poi lui ha risolto il problema con questa tipologia di schermatura che penso ha spiegato prima, dei frangisole, e con l'aiuto della domotica riesce a gestire l'irraggiamento di queste superfici avvetrate e anche di conseguenza della tipologia di vetro utilizzato, sia per quanto riguarda l'esposizione e sia per quanto riguarda le fasce orarie e il periodo stagionale. L'architettura in generale, all'inizio, sempre come studio, avevamo la paura e la preoccupazione che potesse essere un limite. Invece poi, affrontando come studio insieme all'ingegnere Sapienza, questo limite l'abbiamo superato, perché ci siamo fatti una cultura e ci siamo confrontati nello specifico con lui. Quindi siamo andati avanti ed è stata un'esperienza interessante anche per il committente finale, perché nei vari processi di costruzione si è reso conto che basta effettivamente pochissimo per realizzare una casa del genere. Ovviamente non tutto questo deve essere curato e seguito nella progettazione iniziale, quindi non ci si può avventurare in una progettazione, una tipologia costruttiva del genere. Ci deve essere una partecipazione, un coinvolgimento, una preparazione da parte di tutte le figure che poi alla fine realizzano il manufatto. Questa è l'esperienza vissuta in questa operazione. E tra l'altro sta diventando quasi questo cantiere una scuola, no, di informazione per tutti in generale. Quindi sta prendendo piede. Ovviamente dicevo prima che è un problema prettamente culturale questa cosa. C'è pochissima informazione, tranne attraverso i social, attraverso il web o attraverso la curiosità delle persone. Quindi questo è l'analisi o la sintesi in generale. Qualcuno di voi è associato ad ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili? No. Perché con loro naturalmente noi stiamo dialogando da tempo e io da tempo gli sto chiedendo se le maestranze sono pronte sia per le ristrutturazioni, perché ovviamente abbiamo decine di milioni di edifici da riqualificare, e sia per i nuovi edifici appunto a consumi ridottissimi. Quindi un messaggio per i colleghi di ANCE: ci rivedremo quanto prima, perché ovviamente c'è bisogno di assistenza, sì, da parte delle associazioni, sì, di categoria, e l'ANCE appunto è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ed è importantissimo che dia un contributo proprio di formazione, perché qui tutte le volte che parlo con i professionisti il messaggio è sempre lo stesso: la formazione in questo settore
conta moltissimo. Non possiamo più costruire case come venivano costruite negli anni 70, 80 e nemmeno 90, e abbiamo anche tutto il patrimonio esistente da riqualificare, per cui dobbiamo parlare con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, dobbiamo parlare con Confedilizia, dobbiamo parlare con gli amministratori di condominio che hanno un ruolo importantissimo appunto per le ristrutturazioni, perché in Italia abbiamo più di un milione, di condomini, e sono quelli costruiti mediamente negli anni 70 e hanno delle dispersioni termiche che sono notevolissime, e quindi ci vuole un enorme coinvolgimento da parte degli amministratori di condominio, che sono una figura importantissima, che tra l'altro, ricordiamolo, ha pure la responsabilità penale per quello che avviene all'interno di un condominio, quindi a maggior ragione devono essere estremamente formati. Quindi diciamo che il messaggio è che anche in questo settore l'improvvisazione la dobbiamo assolutamente scordare, quindi è sempre il solito discorso che io consiglio a tutti i cittadini. Ci sono associazioni di consumatori e ci sono le associazioni di categoria, appunto come in questo caso sia l'ANCE che Clima House, che vi danno certezza sui professionisti che mettono le mani in casa vostra. Decisamente è molto meglio essere sicuri al 100% della professionalità di un'azienda prima di consentirgli appunto di mettere le mani su casa. Qui adesso ci stiamo trasferendo, ormai manca pochi minuti e arriviamo in questo edificio appunto completamente finito, abitato, e quindi vedremo le soluzioni. Sì, io Gianni volevo aggiungere sul tema della formazione il fatto che le associazioni nate sul territorio, sia di Casa Clima, perché Casa Clima ovviamente è l'agenzia di Bolzano, ma sono nate delle associazioni attraverso un network che si chiama proprio Network Casa Clima e che è presente in Sicilia, per esempio. Quindi noi stiamo cercando di fare formazione. La stessa cosa con l'associazione IG Passive House, dove essendo, come dire, associazioni anche no profit, questo processo di riqualificazione, chiamiamolo in questi termini, di tutta la filiera, quindi sia del progettista, sia dell'impresa, anche dei costruttori, no? Che devono essere, come dire, anche questi a chilometro zero, è un processo che va tutto quanto curato. Noi come associazioni, per esempio, stiamo cercando di portarlo avanti. Ti confesso che ci sono delle difficoltà, perché purtroppo la natura umana è che tendiamo a essere stazionari, cioè così abbiamo fatto e così continuiamo a fare, abbiamo la difficoltà di affrontare il cambiamento. E anche la diffidenza verso tutto ciò che è diverso rispetto alle tradizioni passate. Esattamente. Allora, noi stiamo cercando anche con questi esempi, con questi cantieri, cioè con Piero ci siamo incrociati, noi non ci conoscevamo, sì, prima di questa esperienza case passive. Sì, è vero, all'inizio c'era questa diffidenza, no? Questo blocco al cambiamento, a cambiare il modo in cui uno lavora, nel modo in cui progetta. Poi ci siamo messi a parlare, a chiacchierare, spiegando che, come il discorso della finestra che si apre e si chiude, no? Oh, ma io non lo faccio perché devo stare con le finestre chiuse nelle case passive. Poi ci si rende conto, anche dal punto di vista progettuale, che non sono dei vincoli, ma è semplicemente percepire un cambiamento, cioè adottare le tecniche che abbiamo imparato a scuola, all'università, e utilizzarle in un modo, chiamiamolo, leggermente diverso. L'impresa di costruzione, avete visto col geometra alla ferla, che hanno toccato il concetto del comfort, no? Cioè un'impresa di costruzione che dice: io vendo qualità, perché loro ovviamente devono vendere, come dire, questi edifici. Quindi vendo qualità, non vendo un mattone giusto per, come dire, l'aspetto solo economico del mattone. Quindi questa trasformazione sta avvenendo fortunatamente nel mercato, e sta un pochettino a noi nel leggerla, nell'interpretarla e nel guidarla.
Noi stiamo cercando di farlo, noi facciamo queste visite anche, come dire, guidate. Diceva poc'anzi Piero che questo cantiere in zona sta diventando una sorta di scuola, sì. Ma nel senso che anche altri cantieri si sono avvicinati e hanno chiesto: ma cosa state facendo? Cos'è Casa Clima? Cos'è Passive House? Allora, questo fenomeno, se come dire, concordato con l'ANCE, con tutte le altre associazioni, superate le diffidenze, perché poi non bisogna come dire, credere tout court alle soluzioni magiche. Le case passive non sono soluzioni magiche. C'è tanto da lavorare, tanto da studiare, tanto da sudare, diciamo, da questo punto di vista. Però è come dire, il risultato, ecco, che si ottiene, lo stiamo come dire, toccando con le mani. Ti dicevo, questo è solo un cantiere, ce ne sono altri di cantieri che i committenti si sono un po' così presentati, nel senso di dire: noi vogliamo fare un edificio. All'inizio si parla di ecologico, di efficienza energetica, dei concetti abbastanza, come dire, astratti, no? Cioè, poi quando devi realizzare l'edificio devi farlo, cioè devi mettere il mattone, devi mettere gli impianti e così via. Ora, quello che stiamo andando a vedere sostanzialmente è un edificio realizzato e abitato dal 2013. Con questo edificio abbiamo un po' nel 2013 aperto il tema delle case passive in Sicilia. È un edificio certificato dall'Istituto Tedesco Passive House, certificato Casa Clima Gold dall'agenzia di Bolzano. È un edificio con la quale stiamo lavorando col Politecnico di Milano. Ecco, perché mi dicevi, fate il controllo della qualità dell'aria. Sì, stiamo monitorando l'edificio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per misurare anche poi a livello scientifico i risultati anche nei nostri climi mediterranei, no? Cioè nel clima siciliano caldo, e vedere quali sono poi come dire, le reazioni, chiamiamole così, i dati che tiriamo fuori, affinché questi modelli vadano sempre più a perfezionarsi. E che poi, poc'anzi qualcuno parlava della domotica raggiungibile, no? Quanto costano questi edifici? Ecco, questo è un tema che magari ora ne parleremo, come dire, appena premettiamo che appunto le nuove normative ormai hanno imposto un deciso avanzamento, innalzamento della qualità media, per cui quando si parla di prezzo bisogna capire che non si costruisce più come negli anni 70-80, nemmeno come si costruiva 10 anni fa, perché le normative impongono i miglioramenti sempre maggiori, per cui quando si parla di prezzo bisogna capire che dobbiamo relativizzare, non possiamo mettere, diciamo, a confronto con una casa di 30 anni fa, perché non si costruisce assolutamente in quella maniera. Intanto che stiamo per arrivare, rilancio agli amici di ANCE e a chi ci sta ascoltando, fateci vedere anche qualche casa in acciaio, di quelle, diciamo, costruite appunto con strutture in acciaio e con soluzioni differenti, perché vorrei far vedere ai cittadini anche questo tipo, questa tipologia di soluzioni. Quelle in legno le abbiamo già visitate diverse volte, magari ne andrò a vedere ancora, però mi piacerebbe vedere anche qualche casa in acciaio, per cui rilancio l'invito appunto ad ANCE, magari di mettermi in contatto con qualche costruttore di queste tipologie di case. Vorrei far vedere anche queste, in maniera da avere la panoramica più ampia possibile, perché come abbiamo detto non esiste una tipologia di casa passiva. La casa passiva è un modo di costruire, è un obiettivo da raggiungere, ma nessuno ha l'esclusiva né in legno né la muratura né altre soluzioni. Quindi siamo quasi arrivati. Ok. Andiamo.
Tutto in diretta. Il segnale è rimasto durante tutto il tragitto, sì? Bene. Ok, ci siamo. Allora, quindi questa? Vedete già l'identificazione dell'edificio. Ah, già la certificazione, inquadra bene la targhetta, Laura. Quindi come vedete è certificata. Qui siamo a livello gold, che presumo sia il massimo. Sì, allora il livello gold è la casa passiva dell'agenzia, come vedete qui, provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige, l'agenzia quindi Casa Clima. Sì. E quando tu completi l'iter, che significa sottoponi il progetto all'agenzia, viene esaminato, inviano due auditor per controllare che ci sia, come dire, che tutto quello che è progettato viene eseguito, quindi sono il controllo nel processo, e poi alla fine si restituisce, diciamo, l'as-build, cioè come è stato realizzato, e se tutto il processo ha seguito l'iter di qualità. Quindi viene qualcuno a vederla? Sì, ci sono due. Ci sono degli ispettori, sì, in carne e ossa. Gli ispettori in carne e ossa che vengono a verificare che l'isolamento è stato posato in quella maniera, gli spessori sono quelli che tu hai dichiarato. Quindi diciamo che in un'Italia in cui non si verifica quasi nulla, purtroppo, questa è un'eccezione positiva. Qui vengono degli ispettori in carne e ossa e verificano che la casa mantenga quello che è stata realizzata. Ora entriamo. Vedete il tema della pietra lavica chilometro zero, cioè questa è pietra estratta qui, cioè quando abbiamo eseguito gli scavi abbiamo sostanzialmente riutilizzato la pietra lavica. Allora, questo è l'edificio, dicevo, che è nato, costruito 2011-2012, abitato dal 2013. È un edificio che viene monitorato. Quindi tutto un piano? Sì, questo è tutto un piano. O c'è anche interrato? Sotto c'è un garage. C'è un garage. C'è il garage, c'è il vano tecnico dove si trovano poi la macchina di ventilazione, appunto, che dicevamo, la pompa di calore, l'acqua calda, ecco, tutti i sistemi tecnologici dell'edificio. Che, ripeto, ci sono, esistono, ma che sono ridotti al minimo. Quindi le potenze, chiamiamo in gioco, sono delle potenze minime, cioè questa casa viene riscaldata o raffreddata con quegli piccoli interventi, senza termosifone e senza niente, da una pompa di calore che ha esattamente la potenza di uno splittino, cioè quello che mettiamo in camera da letto, per intenderci, e fa tutto l'edificio. Bene. Quindi è un edificio tutto elettrico. Quindi il gas non c'è. Il gas non c'è. Quindi l'impianto del gas non c'è, quindi la bolletta del gas non c'è. Non c'è. Giusto vi racconto una cosa buffa che capitava con l'impresa quando abbiamo realizzato l'edificio, mi chiedevano sempre: ma il tubo del gas dove lo passiamo? La stessa identica cosa della casa di Treviso che vi ho fatto vedere a febbraio dell'anno scorso, anche lì quando la stavano realizzando gli operai continuavano a chiedere: ma dove li mettiamo? Qui sul tetto non lo vedete perché è integrato. Però si vede una porzione qui. Si vede lì, sì, una porzione di fotovoltaico. E che ecco, facciamo entrare anche gli altri ospiti. Sì, facciamo entrare gli altri ospiti. Andiamola. Quindi dicevo, abbiamo il fotovoltaico. Il discorso del fotovoltaico, quando io ho realizzato, perché questa è casa mia, come ti dicevo, quindi quando l'abbiamo realizzato aspetta un attimo solo, qui c'è segnale wifi, vero? Scusa, 3G. Sì, ci dovrebbe essere. Allora metto in diretta, ecco, scusate un piccolo intervallo perché ci dava il messaggio che sembrava non ci fosse più segnale, ma ci siamo ancora. Quindi dicevo, quando ho realizzato questo edificio
ho realizzato l'impianto fotovoltaico. Avevamo a quel tempo i famosi incentivi sul fotovoltaico. Il conto energia. Io sono rientrato nel quarto conto, diciamo, e ho installato l'impianto fotovoltaico. Mi sono accorto di avere del quanti, tetto... Quanti kilowatt qua? Allora, qui ho installato 8 kilowatt. Ok. Inizialmente potevano essere solo 3. Poi con l'incentivo sostanzialmente ho capito che poteva, come dire, ottenersi un valore aggiunto. Allora, mi sono ritrovato sostanzialmente non un edificio che è zero energy, è un edificio ad energia positiva, cioè in questo edificio producete più energia di quanto ne consumate. Esattamente, produciamo più energia di quanto ne consumiamo. Perché? Perché essendo una casa passiva, e quindi quel famoso fabbisogno dei 15 kWh di cui parlavi tu, qui è più basso ancora, che è molto basso, ha fatto sì che con i pannelli fotovoltaici abbiamo un esubero di energia. Quindi paradossalmente questo è un edificio dove io produco energia e ho un introito economico che è maggiore del consumo dell'energia. È vero, perché c'era l'incentivo, però questo mi ha dato il polso del fatto che lo zero energy e l'edificio attivo è estremamente facile da raggiungere quando tu fai un edificio che consuma poco. Che consuma poco, certo. Che consuma poco. Quindi questo è un po' ora, a parte, diciamo, il discorso della luce delle finestre che abbiamo visto. Facciamo un giro esterno. Vi volevo mostrare un sistema passivo che stiamo realizzando anche in altri edifici, per esempio quello di Mentini, che è un edificio che è stato, fai vedere che edificio è molto letteratura. Noi qui in Sicilia abbiamo le cosiddette case dello scirocco. Allora, le case dello scirocco erano dette così perché noi utilizzavamo un sistema tecnico, chiamiamolo così, ma primitivo, dove utilizzavamo l'aria, facevamo passare l'aria sottoterra attraverso delle gallerie per poi riutilizzarle dentro queste stanze. Perché facevamo passare l'aria dentro le gallerie? Perché il terreno ha una capacità bellissima, cioè che mantiene la temperatura, stabile d'estate e d'inverno. Ricordiamolo che se noi andiamo a 5 metri di profondità abbiamo 14 gradi estate e inverno, 4, 5, 6 metri di profondità, e questo è uno dei motivi per cui si può fare geotermia a bassa temperatura un po' in tutta Italia, perché basta andare sotto di qualche metro e la temperatura è stabile. Ricordo che se cercate, trovate un mio post di un paio di mesi fa, che è stato pubblicato anche da Beppe Grillo, sul teleriscaldamento a freddo, quindi un'altra tecnologia che permette di aiutare le pompe di calore, aiutarle molto, proprio realizzando un circuito con del liquido che passa a 4-5 metri di profondità, perché abbiamo 14 gradi d'estate e d'inverno. Quindi d'estate quell'acqua mi serve per rinfrescare l'abitazione, e d'inverno mi serve per dare un aiuto per produrre acqua calda. Quindi un'altra tecnologia che può aiutare e sta già aiutando. Ok, allora noi nelle case passive utilizziamo questo sistema, e lo utilizziamo secondo la filosofia del sistema passivo, cioè utilizzare le tecnologie necessarie. Allora, utilizzando un po' come dire, l'esperienza che viene dagli antichi, noi cosa facciamo nelle case passive? L'aria che va in quella nella cosiddetta macchina della VMC, quella di cui parlavi tu poc'anzi, che ricambia l'aria. Il ricambio dell'aria, sì. Allora, anziché farla prelevare all'esterno, cioè come vedete qui ora abbiamo quasi 0 gradi. Sì, qui sta nevicando. In estate abbiamo 40 gradi. Allora, prendere l'aria a queste temperature è estremamente inefficiente. Ma se io l'aria la faccio passare transitare sottoterra, vi faccio vedere dove avviene questo. Dove? Ecco qui. Ah, ok, completamente mimetizzato. Ecco qui. Quindi l'aria viene aspirata
da quella macchina attraverso diciamo questa, questa condotta, che nella fase di costruzione è stato posato un tubo qui che va a finire poi nel vano tecnico, e quindi l'aria cosa succede? Scambia naturalmente con il terreno, quindi questo scambio consente all'aria a 40 gradi di portarsi in estate all'interno di quella macchina a una temperatura che va già intorno ai 18-20 gradi. Quindi abbiamo trattato l'aria senza usare alcuna macchina. Okay. In inverno esattamente l'opposto, cioè abbiamo 0 gradi, quando abbiamo queste temperature così basse, l'aria trattata gira sottoterra, finisce dentro il vano tecnico dove c'è la macchina di ventilazione con quel famoso recuperatore e arriva da 0 gradi a 14-15 gradi. Quindi quando noi poi interveniamo con eventuale pompa di calore non stiamo lavorando a 0 certo, o a 40 gradi. Lo sbalzo di temperatura che la macchina deve far salire è decisamente più basso. Esattamente. E quindi il concetto è sempre lo stesso: se io faccio transitare l'aria sotto qualche metro sottoterra ho una temperatura costante. Prima di proseguire rispondo velocemente a una domanda di un'ascoltatrice. Allora, la domotica adesso la vediamo, abbiamo iniziato a spiegarla qualche 10 minuti fa, quindi la domotica è l'elettronica avanzata applicata alla casa per gestire tutti l'illuminazione, la parte termica, la sicurezza, tutto quanto attraverso l'elettronica. Quindi abbiamo iniziato a spiegarla qualche decina di minuti fa, adesso continuiamo e la vediamo anche in azione. Sul 5G, che è una cosa completamente differente, faremo dei video dedicati specifici. Il 5G, sapete, è la prossima generazione di telefonia cellulare. So che molti sono preoccupati per le radiazioni elettromagnetiche, io adesso qui non sono onnisciente, quindi faremo una puntata dedicata con degli esperti di settore. Mi sento di essere abbastanza tranquillo perché le potenze delle centrali 5G saranno potenze molto ridotte, quindi con potenza ridotta significa anche campi elettromagnetici appunto di potenza ridotta, ma non voglio diciamo dare nulla per scontato. Farò un video chiamando degli esperti di settore, quindi parleremo anche della tecnologia 5G perché effettivamente sarà assolutamente pervasiva, per cui sicuramente è un argomento da approfondire. Però ricordiamolo, in Italia abbiamo dei limiti di emissioni elettromagnetiche che sono più prudenti rispetto al resto d'Europa, quindi sia che parliamo delle linee di alta tensione, le linee che portano corrente, sia che parliamo di telefonia, in Italia abbiamo limiti più prudenti rispetto al resto d'Europa, per cui insomma partiamo da un buon livello. Chiusa la parentesi, andiamo avanti con... Sì, allora, da notare, vedete il tetto che è un tetto, come dire, non solo fotovoltaico ma anche termico. Cioè quindi abbiamo il solare termico, sì. Quindi quello che scalda l'acqua in buona quella sostanza. Quella che integra sostanzialmente l'acqua. Allora vi garantisco che qui da noi in Sicilia il sole non ci manca e quindi da marzo a quasi novembre l'acqua viene esclusivamente riscaldata dal sole e viene integrata in inverno con la pompa di calore che ovviamente come dire, dà la continuità. C'è un accumulo da dove l'acqua sostanzialmente viene, come dire, si deposita, viene riscaldata e viene utilizzata. Anche qui, come vedete, la tecnologia è stata utilizzata, però penso che la tecnologia debba esserci, ma deve essere invisibile. Quindi quelli sono quei famosi frangisole di cui ti parlavo, queste veneziane, sì, che si muovono e che mi garantiscono assieme alla domotica, quindi così fanno passare la luce e poi possono ruotare e quindi chiudere fino a sparire diciamo, possono anche alzarsi diciamo. Sì, si alza, infatti nelle altre finestre non le vedi, cioè ci sono ma non si vedono, ci sono, eccola qua, è questa qui che è chiusa. Quindi con questo sistema ed ecco qui che subentra la domotica, avviene una sorta di automazione
e quindi non c'è bisogno del, come dire, dell'intervento umano che non è capace di gestire come dire, il sole, no? Cioè io la mattina non posso gestire la casa dal punto di vista di efficienza energetica. Noi progettiamo le cose, però poi c'è una dinamicità. Quindi io oscuro, ma il sole mi può servire in determinate ore della giornata, come mi può non servire. Ecco, con la domotica serve a questo, non serve ad accendere o spegnere la luce. Serve a evitare lo spreco, cioè scordarsi che le luci rimangano accese, ed ecco allora che la domotica si ripaga. Io dico sempre, la domotica non è l'home theater, per intenderci. Poi se qualcuno vuole, come dire, fa anche, fa anche quello. Però è come quando uno deve comprare un'auto. Allora, la domotica è l'auto, poi devo decidere quale auto comprare. Ci sono delle normative europee, perché la domotica, quindi automazione, edificio intelligente, sono tutte quante, esistono delle normative, quindi normative anche di progettazione. C'è una normativa europea che classifica gli edifici in base al livello di domotica. Quindi anche lì c'è una classe A, B, C, D. D è senza domotica, poi puoi avere una classe C, B, A. Ovviamente una domotica di classe C costa molto meno rispetto a quella che è una domotica di classe A. Quindi il discorso è che, poi tocchiamo anche l'aspetto economico, che è non di poco conto, perché poi ci fermiamo tutti lì. La domanda certo, forse iniziale o a metà è quanto costa? Quanto costa? Allora, se vogliamo entrare in questa tematica un po', come dire, delicata, dobbiamo fare, secondo me, tutta una serie di precisazioni. Allora, quanto costa cosa? Scusa, non è meglio che magari prima vediamo le soluzioni e poi ti seguiamo. Siccome quello è un tema caldo, sai, no? Molti secondo me se lo stanno già chiedendo, sì, sulla però domotica. Tornando all'esempio dell'automobile, prima spieghiamo tutti gli optional che ci sono dentro, quindi servosterzo, cerchi in lega, aria climatizzata, bla bla bla. Dopo alla fine si parla del costo, perché se tu dai il costo ma non sai che prestazioni ha l'automobile, dai un dato che è poco significativo. Sì, io vi volevo presentare mia moglie, che con la quale, come dire, condivido questa casa passiva. Perfetto. Abbiamo un bimbo di 6 anni che in questo momento è a scuola, ovviamente, quindi come dire, non lo abbiamo potuto rendere partecipe di questa iniziativa. Quindi noi viviamo in questa casa dal 2013, anzi esattamente dicembre del 2012, siamo venuti a Natale, quindi con pieno, con freddissimo, era un Natale abbastanza, come dire, freddo da questo punto di vista. E quindi viviamo in questa casa e come dire, possiamo anche condividere all'interno, ecco, con voi. Sicuramente gli spettatori vogliono entrare. Sì, sì, sì. Allora io apro e vi faccio entrare da questa porta, così facciamo anche meno giri. È aperto lì. È chiave lì. Quindi il bambino aveva 1 anno quando vi siete trasferiti qua? No, 2 settimane prima del parto. Ah, 2 settimane prima, proprio sì. Inaugurato. Quindi avanti, permesso. Accomodatevi. Allora, noi entriamo, ci accomodiamo e chiudiamo le porte. La prima impressione è proprio il fatto di molta luce naturale. In questo momento fuori c'è un sole molto timido, sta nevischiando fuori, quindi il sole è piuttosto timido, però l'impressione, intanto, la prima impressione rispetto alle case, diciamo così, tradizionali, è veramente tanta luce. Pur essendoci appunto un sole molto debole in questo momento, però non so se la ripresa dalla telecamera, diciamo, rende giustizia, ovviamente dipende da qui, siamo con uno smartphone normalissimo, però insomma la casa è bella luminosa, decisamente molto vetrata e quindi molto luminosa. E come vi avevo detto quella volta a febbraio dell'anno scorso nell'altra casa passiva a Treviso, la qualità dell'aria è decisamente buona. No, chiaramente non siamo, diciamo, vicini a un semaforo, non siamo in mezzo a un traffico violento, però comunque l'aria si sente che è molto buona.
Sì, allora io volevo aggiungere, ovviamente come dire, dalla diretta non avete potuto assaporare come dire, il calore che ti investe quando entri dentro l'edificio, no? Allora, il calore è generato da cosa? Come vedete non c'è alcun termosifone, non c'è alcun climatizzatore, non c'è riscaldamento a pavimento. È il calore che viene mantenuto dall'edificio, perché quando noi viviamo dentro l'edificio produciamo calore, quindi la cucina, vi dicevo, la spaghettata e così via. Quelle piccole griglie che vedete lì, bocchette di variazione, qua. Esatto. Quindi da qui? Allora, da qui arriva l'aria, l'aria pulita, fresca. Quindi questo fa parte del sistema di riciclo? Sì, esattamente. Allora, l'aria entra da queste bocchette, qui ce ne sono quattro distribuite in questa zona, come vi vedete ce n'è un'altra, e l'aria che entra da qui viene catturata invece da quelle bocchette dette di ripresa, quindi che ci troviamo, ora ve le indico, da queste bocchette di ripresa. Quindi questo ci assicura un flusso di aria pulita, quindi ripercorrendo un po' la strada dell'aria. Quella torretta che abbiamo visto poc'anzi cattura l'aria fuori, la tratta termicamente, la porta dentro la macchina di ventilazione, lì avviene un ulteriore scambio perché il trattamento interrato porta l'aria a 12-13 gradi, dove avviene lo scambio all'interno della macchina di VMC va a 18-19 gradi e viene immessa sostanzialmente all'interno dell'ambiente attraverso queste, diciamo queste bocchette. L'unico sistema di riscaldamento o di raffrescamento in inverno avviene attraverso un piccolissimo trattamento di quell'aria che voi vedete uscire da queste bocchette. Con la pompa di calore? Con una piccolissima pompa di calore che fa sia l'acqua calda che questo piccolo, allora, diciamo, trattamento. Giusto per dare qualche dato per permettere alle persone di orientarsi, quanti metri quadri è la casa, il contatore da quanti kilowatt è e quanto pagate di bollette? Allora, la casa è circa 150 metri quadri. Il contatore è un contatore da 6 kW perché scambiamo anche l'energia dell'impianto fotovoltaico. L'impianto in effetti poi è 8 kW, però l'utenza mia è da 6 kW. Allora, questo dare avere, diciamo, con la rete del gestore, diciamo, della linea Enel che sia, avviene in questa maniera. Io produco, autoconsumo. Ecco, già inizia a sentirsi un po' di caldo, sì, per cui cominciamo, come dire, a liberarci del cappotto. Allora, io produco, ricevo dal GSE quello che è l'incentivo, però durante la notte, qui non c'è un sistema di accumulo ancora, anche se uno piccolino me lo sono creato così, perché poi faccio un po' di laboratorio, no? Sono un tecnico, quindi... e quindi io pago sostanzialmente una bolletta, chiamiamola, una fattura all'Enel che è di circa 400 euro l'anno. Considera che io qui ho delle utenze, tutta l'illuminazione esterna. E la cucina è induzione. Sì, ecco, il piano è induzione. Che questo, ricordiamolo, questa consuma ha un discreto consumo in, sì, termini, in termini perlomeno di potenza. Poi, se mi inquadri un attimo, ribadisco per l'ennesima volta che è vero che queste cucine di induzione hanno un costo di acquisto più alto rispetto alle cucine a gas, però hanno un'efficienza che è tripla praticamente, quindi qui il calore che viene generato, anziché andare soprattutto in aria, va quasi completamente alla pentola, il 90% va direttamente alla pentola, mentre su una cucina a gas solo il 30% della fiamma, del calore della fiamma va sulla pentola e il resto se ne va in atmosfera. Infatti d'estate cucinare appunto in cucina è molto doloroso per,
per le massaie, perché riscalda moltissimo. E non produce gas. La cucina in stazione certamente non produce nessun tipo di gas o prodotti, diciamo, come dire, di combustione. Da combustione. Sì. Allora, dicevo, una bolletta che si aggira sui 350-400 euro l'anno. All'anno. All'anno, per una casa di, quindi 100, tutto compreso, 150 metri quadri. Quindi tutto compreso, cioè significa acqua calda, cucinare, perché questo è un edificio tutto elettrico. E devo dire però che ricevo sostanzialmente dal gestore in termini di incentivo. Certo, perché sei rientrato nel quarto conto energia. Sì, certo. Nel quarto conto energia, dipende un po' dall'anno di produzione, dallo scambio sul posto, qualcosa come 1.500-2.000 euro l'anno sostanzialmente. Va bene, questo diciamo, è il discorso incentivi. Però quello è il discorso incentivi. Non però, ci sono più, ricordiamo che c'è la detrazione fiscale del 50%, quella comunque c'è ancora assolutamente. Mentre per le aziende abbiamo il superammortamento al 130%, quindi anche le aziende hanno il loro vantaggio. Ecco, visto che ci stiamo un po', come dire, incamminando verso forse anche la fine della diretta, dovremmo toccare il discorso di quanto costa. Sì. E un altro aspetto che non è meno importante, che è quello del modo di essere, cioè di come si vive, come bisognerebbe vivere, come dire, con la tecnologia nelle case passive. Perché quello che stiamo cercando di realizzare, quello che cerchiamo di promuovere, è un nuovo modo di abitare le case. Quindi l'acqua, i rifiuti, oltre al consumo delle. Io qui noi avevamo il problema della plastica, perché abbiamo l'acqua dell'acquedotto, l'Etna è molto ricca di vanadio e quindi l'acqua c'è il cloro e ognuno di noi ha un po' di preoccupazione nel bere l'acqua. E in Italia risulta essere siamo i primi a consumare di acqua in bottiglia. Ecco, oltre al costo dell'acqua in bottiglia avevamo il problema della plastica. Noi qui facciamo raccolta differenziata in questo comune, ma avevamo montagne di plastica. E allora uno dei processi che abbiamo cercato di adottare qui con mia moglie era quello di come disintossicarci sostanzialmente dalla plastica e dall'acqua comprata. Ho installato un piccolo depuratore che pulisce sostanzialmente, toglie tutti i metalli pesanti, cloro, eccetera, dell'acqua, e abbiamo risolto due problemi. Uno, il rifiuto della plastica, e l'altro, quello dell'emergenza della corsa al supermercato, perché da noi fa caldo e in estate si consuma parecchia acqua. E quindi abbiamo un piccolo depuratore, che vi posso anche mostrare, perché si trova qua dentro, con la quale tra l'altro anche utilizziamo l'acqua per cucinare. Quindi anche l'acqua che andrà nei nostri spaghetti, ecco, ve lo faccio un attimino notare, qui sono un paio di filtri con quello, un serbatoio, come dire, che accumula l'acqua, e da questo rubinetto noi alimentiamo, come vedete, le bottiglie che sono rigorosamente in vetro, quindi non usiamo bottiglie in plastica, e quindi la beviamo e mia moglie la utilizza per cucinare. L'altro aspetto è quello dei rifiuti. Noi produciamo tanti rifiuti e uno dei rifiuti più costosi è quello dell'umido. Sì. Abbiamo installato una compostiera, anzi due compostiere, perché una matura e una è già maturata, e che sistematicamente due volte l'anno utilizzo un giardino, cioè abbiamo azzerato la produzione dell'umido. Qui noi facciamo raccolta differenziata, il comune tempo fa aveva anche dato qualche incentivo e parecchia gente ha aderito, ma il dato è, a parte l'incentivo che deve servire semplicemente, come dire, per far partire un fenomeno, certo. Il fatto che sul compostaggio ci sarà anche una legge, esatto. Una legge in arrivo proprio dalla collega moronese, per cui assolutamente lo vediamo in maniera positiva.
Parliamo un attimo dei costi, perché alla fine naturalmente della fiera la gente vuole sapere appunto a livello di costi. Allora, abbiamo già premesso che naturalmente non si costruisce più come si faceva molti anni fa, che i livelli qualitativi, comunque la legge ha imposto un deciso miglioramento, quindi tu già mi anticipavi nei giorni scorsi che in buona sostanza adesso costruire una casa passiva di ottima qualità in buona sostanza non si discosta molto da costruire una casa, diciamo così, oggi, adesso, di buona qualità, non passiva, quindi la differenza non è enorme. No, oggi c'è da dire che la normativa, quella del 2015, quindi il famoso decreto sull'efficienza energetica e sulle zero energy, indica una strada che è quella degli edifici. Oggi gli edifici sono in classe A, BA, ma la classe A è già diversificata. Abbiamo una classe A1 che arriva fino alla classe A4, un po' come la più degli elettrodomestici. È il massimo possibile. Per intenderci. Allora, il discorso è costruire quanto costa la qualità del costruito. Quindi il rapporto non va fatto sul quanto costa, ma quale qualità desideriamo e qual è il rapporto qualità-prezzo di quello che noi desideriamo. Un edificio in A1 avrà un certo costo, un edificio in A4, già regolamentato dalla legge, il suo costo. Allora, oggi un edificio passivo costa tanto quanto un edificio, secondo la legge, realizzato in classe A3 o A4. Questi sono i dati, diciamo, reali. Ovviamente lo devi costruire strettamente secondo i canoni di legge, quindi va applicata la legge al 100%. Cosa vuol dire questo? Che la legge già ti impone questi criteri di qualità. Un edificio in A1 non è uguale a un edificio in A4. Allora, sfatato, diciamo, questo passaggio del costo, l'edificio costa tanto quanto un edificio normale, quindi può andare dai 900 euro al metro quadro di edifici, come dire, edificio, quindi. Se parliamo di villette, 1.200, 1.300, 1.400 euro al metro quadro. Ovviamente poi qui, come dicevi tu, sta nelle diverse tipologie. Quello che bisogna far passare è il concetto che hai una qualità altissima, comfort, efficienza energetica, a costi esattamente uguali a quelli degli edifici convenzionali. Ascolta, una cosa forse ci siamo dimenticati, a livello di domotica, quali soluzioni è che sono già state realizzate qui dentro? Allora, mi piace vedere, scoprire che tu non vedi la domotica. Quindi questo è già... quello l'ho visto, ma quello chiaramente no, quello è un antifurto, esatto. Allora, la domotica c'è perché tutte le luci si accendono e si spengono con un protocollo aperto. Spieghiamo che la domotica, come altri settori in cui c'è informatica, in cui c'è elettronica, può essere un sistema chiuso, quindi un sistema proprietario, quindi tu compri una soluzione che viene prodotta dal produttore X, che però chiude quella soluzione, un po' come fa Apple, diciamo, con il Mac, con l'iPhone, che è un sistema chiuso, quindi o prendi quella roba lì e basta, o non c'è interscambio con altri produttori, oppure c'è il sistema aperto, quindi un sistema in cui io posso prendere pezzi da uno, pezzi da un altro, metterli assieme, perché si parlano tra di loro. Quindi in sostanza protocollo aperto vuol dire che io posso prendere materiale di più marche che producono col protocollo aperto, perché appunto si parlano tra di loro, quindi posso anche un domani per ricambi, per evoluzioni. Sì, esattamente. Allora, questo protocollo si chiama il Connex o KNX ed è un protocollo, oltre che essere aperto, è scalabile, cioè può essere aggiornato. Cioè io posso decidere di fare una domotica base, minima in termini di costo, e successivamente ampliarla. Aggiornarla e ampliarla. Upgradarla. Esattamente. Quindi... come dire, negli anni posso decidere di investire di più. Investire di più cosa significa? Che se io ho la mia produzione fotovoltaica, che è decreto 28 dobbiamo avere negli edifici nuovi, posso avere tutta una serie di informazioni su quello che è la produzione fotovoltaica. Cioè posso avere l'informazione se il mio sistema fotovoltaico produce, per esempio, perché io non sto sul tetto a vedere se si è guastato qualcosa. Quindi io non faccio niente, mi arrivano degli alert.
Questo sistema di produzione attraverso un misuratore mi dice l'energia che in quel momento ho a disposizione con il sole. Quell'energia in quel momento io la posso utilizzare per accendere i miei elettrodomestici. Quindi utilizzo il cosiddetto autoconsumo, quindi non chiedo energia fuori, utilizzo la mia stessa energia e sincronizzo tutti questi dispositivi in funzione di quello che io ho disponibile in termini di energia. Ecco che l'edificio diventa intelligente. Questa è un po' l'integrazione che fa la domotica. Mi rendo conto che è un po' complicato, ma credetemi, nella realtà sono degli strumenti che oramai tutti i costruttori stanno adottando, quindi italiani, esteri, con questi dispositivi, e bisogna installarli e farli funzionare sostanzialmente. Quindi ora non possiamo fare ovviamente un corso. No, ma in buona sostanza io ho il controllo di quello che è l'energia dell'impianto fotovoltaico, ho il controllo del settore termico, sì, quindi posso sapere la temperatura, come sta funzionando, ho anche il controllo del riciclaggio dell'aria. Sì, io faccio una serie di monitoraggi e di automazioni. Cioè in estate faccio chiudere tutti i frangisole perché mi devo proteggere dal sole, in inverno tengo tutto aperto, o in funzione della posizione del sole faccio aprire e chiudere i miei frangisole. Sentite il nostro orologio di famiglia. È mezzogiorno per cui le fa tutte. Esatto. Quindi questo è uno degli aspetti che non posso demandare all'essere umano, perché io non mi posso mettere ad aprire e chiudere le finestre in funzione di dove si trova il sole. Ecco l'efficienza vera, reale, che ti dà la domotica. Ti controlla la parte termica, cioè sostanzialmente ti misura quelli che sono i consumi, i tuoi fabbisogni, e li adatta in base a quello che è l'esigenza tua. Se inquadrate là sopra, vedete che c'è quella piccola scatoletta, quello è un sensore dove dentro misuriamo la temperatura, l'umidità e la CO2. Quindi la CO2 significa, se qua dentro siamo in tanti e incominciamo a respiriamo, produciamo tanta CO2. Allora, la CO2 non è che sia velenosa, però ci assopisce, ci fa addormentare, può provocarci il mal di testa. Questo è quello che per esempio può succedere nelle scuole, perché i bambini non sono attenti. A volte è solo colpa della CO2, non perché i bambini non lo sono, perché gli diamo tanta CO2 e non ricambiamo l'aria. Allora, questo sistema legge la quantità di CO2 e la macchina della ventilazione aumenta o diminuisce la velocità per fare aumentare il ricambio dell'aria. Quindi mantiene la salubrità dell'ambiente mantenendo i valori di CO2 normali. O legge quello che è l'umidità e la temperatura in maniera tale che il comfort, che non è legato solo alla temperatura del cronotermostato che vediamo noi nel sistema che abbiamo a casa. Questo qui mappa questo sistema e ci dà quello che è il reale comfort di cui noi abbiamo bisogno, perché la temperatura del cronotermostato è la temperatura dell'aria, non è la temperatura che noi sentiamo. Noi sentiamo la temperatura delle pareti, sentiamo la temperatura della finestra e anche la temperatura dell'aria, che si combina con l'umidità. Quindi questo è un lavoro da tecnici, però nel senso che la domotica ottimizza, cioè non mi manda l'edificio a 27 gradi perché voglio stare con le maniche corte, per intenderci. Ecco allora che tutte queste piccole cose, un po' io dico sempre come un medico con un chirurgo, cioè dal medico di famiglia io vado perché ho un mal di testa, ma poi se ho da fare un intervento ho bisogno del chirurgo che col bisturi mi lavori. Ecco, questo significa fare efficienza energetica. E la domotica ci aiuta tantissimo da questo punto di vista. Bene. Volevo rispondere un attimo a chi ha chiesto del depuratore dell'acqua, semplicemente per dire questo, sì, non faccio pubblicità con nomi e cognomi, ditte che fanno depuratori dell'acqua ce ne sono diverse, soluzioni tecnologiche ce ne sono diverse,
Quello che vorrei ribadire è che in Italia abbiamo un sistema acquedottistico che per carità ha parecchi difetti, però ci sono diverse associazioni di consumatori che tutti gli anni fanno le analisi tra acqua di acquedotto e acque minerali in bottiglia e risulta che mediamente l'acqua di acquedotto è assolutamente potabile, assolutamente, ripeto, potabile. Ci sono naturalmente delle zone in cui non c'è la potabilità, per cui bisogna o chiaramente comprare acqua in bottiglia o dotarsi di un depuratore, però colgo l'occasione per ribadire che in Italia consumiamo veramente troppa acqua minerale e quindi abbiamo il costo dell'acquisizione, il costo dello smaltimento, soprattutto se le bottiglie sono in plastica, mentre i depuratori, gli acquedotti italiani mediamente sono assolutamente potabili. Ribadisco, vengono fatti i controlli tutti i giorni sugli acquedotti, adesso tra l'altro faremo un ennesimo intervento proprio sulla rete acquedottistica, faremo un piano per diciamo così, migliorare un sistema che ha delle perdite medie purtroppo parecchio elevate, ma la qualità dell'acqua degli acquedotti d'Italia viene misurata tutti i giorni e diverse associazioni di consumatori tutti gli anni fanno i test e confermano questi risultati, per cui l'acqua in bottiglia, l'acqua che compriamo al supermercato, cerchiamo di limitarla solo all'emergenza. E poi è chiaro che se qualcuno vive in una zona in cui l'acquedotto ha un guasto o è in una situazione di mancata potabilizzazione, allora chiaramente può rivolgersi ai depuratori. Allora io, Gianni, volevo aggiungere un punto. Allora, senz'altro l'acqua dell'acquedotto, perché l'acqua da bottiglia, così indagando, ho scoperto che spesso non viene stoccata neanche nella maniera. Sì, ci sono diversi svantaggi, non volevo dilungarmi. Allora, se voi avete fatto i Boy Scout sapete che l'acqua va bevuta sempre corrente. L'acqua dopo 2 ore che è ferma già comincia a perdere le sue proprietà positive, per cui l'acqua andrebbe bevuta sempre, diciamo, di fluente. Acqua in bottiglia che è rimasta lì magari 1, 2, 3, 4, 5 settimane non è l'acqua migliore da bere. Ok, bene, se non ci sono altre domande specifiche, direi che per oggi diciamo, abbiamo dato. E, ribadisco l'invito per chi costruisce case in acciaio a farsi vivo, perché vorrei fare una visita anche a questa tipologia ulteriore di abitazioni, anche chi costruisce le case, diciamo, a container, a moduli, prefabbricate a moduli, che è un'altra tendenza, un'altra soluzione che ha degli aspetti interessanti. Io naturalmente mi sentirò sicuramente con ANCE, con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, per avere indicazioni in proposito e per programmare una visita anche a questa tipologia. Ringrazio l'architetto che ci ha accompagnati in questa visita, anche gli esperti che hanno parlato poco ma insomma hanno dato la presenza fisica e la garanzia personale che queste cose si fanno e non si discutono solo ma si fanno. Quindi grazie a tutti, ci sentiamo nelle prossime giornate con altri aggiornamenti. E beviamo l'acqua dell'acquedotto. Buon pranzo. Buon pranzo.